Ciao gentlemen e benvenuti nel mio canale. Io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. Oggi parleremo di un problema che attanaglia un sacco di ragazzi, ovvero essere belli ma non trovare una ragazza. Prima di entrare nel vivo di questo argomento però ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Fammi indovinare, fino ai 25 anni circa hai sempre avuto molta facilità a conquistare le ragazze. Poi però dopo è successo qualcosa, è cambiato qualcosa, qualcosa che tu stesso non sapevi neanche potesse accadere. Quello che prima funzionava con le donne adesso non funziona più. Quello che prima ti faceva conquistare e faceva cadere ai tuoi piedi qualsiasi ragazza adesso non funziona più. Perché? Perché semplicemente nel momento in cui ti relazioni a delle donne e non più a delle ragazzine, queste donne pretendono qualcosa in più e non basta la sola bellezza, il solo aspetto fisico per conquistarle. Infatti, come dico sempre, una vera donna, una donna di valore, una donna che sa il fatto suo, non si farà conquistare da un fisico palestrato o da un bel visino. Servirà qualcosa di più. Bisogna che tu ti trasformi in un uomo. Tu dirai, Mauri, ma io sono già un uomo, io sono già perfettamente consapevole di chi sono. Sì, questo è vero, ma non hai sviluppato quella sicurezza in te stesso e quella forza di carattere che serve per conquistare una donna. Un altro problema che potrebbe accaderti è quello di riuscire a conquistare le ragazze come prima, tuttavia non riuscire ad andare oltre, a creare delle relazioni con queste ultime, proprio per i motivi che ti ho spiegato prima. Lo so, in questo momento ho distrutto i tuoi sogni di gloria, in questo momento ho distrutto tutte quelle che erano le tue convinzioni riguardo alla seduzione, ovvero che basti un bel fisico, un bel viso per conquistare una donna. Ma la verità, come ti ho appena detto, è che serve qualcosa di più. E ora andremo a scoprirlo insieme. Come ti dicevo poc'anzi, l'errore che puoi aver fatto è stato quello di lavorare troppo sul tuo aspetto fisico, sui tuoi status symbol, sul tuo abbigliamento. Questo serve per avere un'ottima prima impressione, per conquistare l'attenzione delle ragazze. Tuttavia, successivamente, devi anche riuscire a trasmettere leadership, carisma e una personalità di un certo tipo. Se hai puntato tutto sull'aspetto, molto probabilmente non hai sviluppato quelle abilità sociali che ti servono per conquistare una donna, per conquistare non più quella ragazzina che si basa solo sull'aspetto fisico, ma una donna che vuole al fianco un partner che abbia, detto molto elegantemente, le palle. Perciò, contrariamente a quello che tu possa pensare, quello che devi fare non è migliorare ulteriormente il tuo fisico o migliorare ulteriormente il tuo aspetto o il tuo look. Quello che devi fare è lavorare su te stesso, lavorare sulla tua sicurezza, lavorare sulla tua autostima, lavorare su tutti quegli aspetti della tua personalità e del tuo carattere che ancora sono relativamente immaturi per conquistare una donna di valore, che cerca un leader carismatico, un leader che la sappia, tra virgolette, permettimi il termine, guidare. Perché ricordati che la donna ama farsi accompagnare da un uomo che sia una guida per lei, una guida a livello intellettuale, cioè quindi un punto di riferimento. Perché se basi tutto sull'aspetto e zero sulla personalità, questa ragazza diventerà per te una madre, una donna che si occuperà di te. E alle donne questa roba non piace assolutamente. Il mio consiglio pertanto è di lavorare su te stesso. Per questo video è tutto, caro gentleman.